Passiamo all'interrogazione registro generale numero 451/2, avente ad oggetto focolaio Covid-19 presso la RSA Villa Mercede di Serrara Fontana, a firma del consigliere Francesco Emilio Borrelli, cui do la parola. Grazie Presidente. Allora, premesso che lo scorso 18 maggio si è registrato l'ottavo decesso per Covid-19 sull'isola d'Ischia. 7 degli 8 deceduti erano ospiti della residenza sanitaria assistenziale Villa Mercede, con sede nel comune di Serrara Fontana. L'ultima vittima è un anziano che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo luglio, deceduto all'ospedale Rizzoli, già residente presso la RSA. L'uomo risiedeva presso la RSA Villa Mercede, diventata un focolaio del virus, con ben 30 casi tra ospiti e dipendenti. Considerato che sin dal 16 aprile scorso, all'esito dello screening predisposto all'ASL Napoli 2 Nord, erano stati accertati i primi 6 casi di positività tra gli ospiti della struttura e che il focolaio individuato da oltre un mese ha continuato a espandersi fino ad arrivare agli attuali 30 casi di contagio tra gli ospiti e personale della RSA e 7 casi di decesso. Tanto ciò premesso e considerato, interroga per conoscere quali misure siano state adottate sin dai primi casi di contagio riscontrati, per contenere l'espansione dei contagi presso la residenza sanitaria assistenziale Villa Mercede, nel comune di Serrara Fontana, tenendo presente ovviamente che alcuni dei deceduti erano persone anche molto avanti negli anni, quindi oggettivamente era difficile poterle curare, ma che c'è stato effettivamente un numero davvero significativo di contagiati e di deceduti in quella struttura, per la quale vorremmo sapere se ci sono stati fatti, se sono fatti degli interventi tali da evitare quelli che poi sono stati tutti i decessi e i contagi in quell'area. La parola all'assessore Marchiello, in luogo del presidente della Giunta regionale. Grazie Presidente. Io condivido che i numeri significativi sono proprio nella RSA. I giornali di oggi dicono che il 40% di tutti i deceduti in Italia vengono dalle nostre RSA, quindi il dato è quello. La Direzione Generale dell'ASL Napoli 2, nel caso specifico, sulla base delle informazioni acquisite, ha fornito i seguenti elementi di risposta. La residenza sanitaria Villa Mercede offre solo assistenza residenziale sociosanitaria. Da più di un anno l'assistenza semiresidenziale è stata soppressa, in quanto tale modulo assistenziale non era attivo. Gli ospiti residenti sono soggetti di età media molto avanzata, mediamente ultra ottuagenari. Tali ospiti sono affetti da quadri morbosi gravi ed eziologia diversa dal Covid-19, legati anche all'età avanzata, a volte di per sé a prognosi infausta, che sono il motivo della loro istituzionalizzazione. Nell'ambito dell'attività di screening con i test sierologici, così come previsto dal protocollo operativo test rapidi della Regione Campania, trasmesso alle aziende sanitarie regionali il 30 marzo 2020, l'ASL Napoli 2 Nord aveva programmato nelle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie pubbliche e private accreditate, insistenti sul territorio di propria competenza, l'esecuzione dei test. Nei giorni 1 aprile e 6 aprile 2020 sono stati eseguiti test rapidi per IgC, IgG ed IgM, anticoronavirus, a tutti gli ospiti e tutti gli operatori della RSA Villa Mercede. Tali test hanno dati tutti esito negativo. Il giorno 6 aprile 2020 è ritornata presso la RSA Villa Mercede, ove era già residente, la paziente proveniente, nome ovviamente omesso, dal presidio ospedaliero di Pozzuoli, dove aveva eseguito esami diagnostici per una melema, esami diagnostici di assoluta necessità e non eseguibili presso il presidio ospedaliero Rizzoli di Ischia. Al momento del rientro la paziente è stata visitata dallo specialista geriatra, dottoressa Volpe, ed è stata sottoposta nell'ambito dell'attività di screening già descritte e programmate, in assenza di alcun sintomo riferibile a infezione respiratoria, ad un test rapido per IgG ed IgM, anticoronavirus, risultato negativo. Sebbene la paziente risultasse negativa al test rapido e non mostrasse sintomatologia riferibile al coronavirus, la dottoressa, dirigente medico della RSA, ha disposto che venisse allocata in isolamento in stanza singola
in ossequio alle indicazioni di merito del gruppo di lavoro prevenzione e controllo dell'infezione, come specificate nel documento indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. In data 11 aprile 2020 la paziente ha presentato sopraggiunti sintomi respiratori, pertanto è stato allertato il 118 dal momento che la paziente citata presentava anche desaturizzazione. Per tali motivi clinici la paziente è stata trasferita a Rizzoli. Successivamente al ricovero le è stato eseguito un tampone per la ricerca degli acidi nucleici del coronavirus SARS-CoV-2 che ha dato esito positivo. Tale tampone è stato eseguito quando la paziente era ancora in vita. Il risultato dell'indagine è stato acquisito dopo il decesso della stessa. Così come previsto dai protocolli aziendali, la unità complessa epidemiologia e prevenzione di questa ASL ha segnalato l'esito positivo del tampone al responsabile della struttura. Il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, del Pari, informato della positività del tampone, ha disposto l'intervento defensivo presso Villa Mercede del dottor Ciro Di Gennaro, direttore della unità medicina del presidio ospedaliero Rizzoli, nonché referente aziendale Covid per l'isola di Ischia e di operatori medici e infermieri del medesimo nosocomio. In data 13 aprile sono stati eseguiti tamponi per la ricerca degli acidi nucleici a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori presenti nella struttura. Successivamente sono stati effettuati tamponi a tutti gli altri operatori della struttura. Dei 25 tamponi eseguiti sugli ospiti, 6 sono risultati positivi. I 6 pazienti positivi, sebbene asintomatici, sono stati tutti sottoposti a visita medica da parte del dottor Di Gennaro, che ha eseguito anche esami ematochimici, elettrocardiogrammi e elettroencefalogrammi ed ha prescritto terapia idonea, provvedendo quotidianamente ad assicurare la presenza di uno o due medici del team ospedaliero con la funzione di supporto clinico al personale sanitario della residenza sanitaria. Come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità già citati, 6 pazienti risultati positivi sono stati posti in isolamento al secondo piano della struttura Villa Mercede, mentre gli altri ospiti risultati negativi al tampone sono stati mantenuti in sicurezza al primo piano su disposizione del dottor Di Gennaro, che ha provveduto a tracciare percorsi separati per le aree Covid e per quelle Covid libere. Pertanto sono stati istituiti all'interno della struttura percorsi definiti e nettamente separati per assistenza agli ospiti risultati positivi allocati al secondo piano della struttura e quella agli ospiti negativi posti in sicurezza al primo piano, senza alcuna sovrapposizione tra i due percorsi. A mero titolo esemplificativo, al secondo piano, dove erano allocati i pazienti positivi, si accedeva attraverso un ascensore dedicato e contraddistinto dal cartello percorso Covid. La biancheria e tutti gli effetti letterecci veniva differenziata e seguiva percorsi diversi Covid e Covid-free. Sempre in ossequio alle indicazioni dell'Istituto Superiore, tutti i pazienti con tampone negativo sono stati dotati di mascherina da utilizzare laddove tollerata, trattandosi di pazienti anziani e multipatologici, e sono stati allocati nelle camere di degenza nel rispetto del distanziamento sociale, misura cautelare peraltro già adottata in precedenza come da protocollo aziendale e come confermato dal direttore della struttura residenziale e semiresidenziale nella relazione trasmessa alla direzione sanitaria il 15 maggio. Gli operatori sottoposti a tampone nelle more dell'esito sono stati posti in isolamento domiciliare. Il dottor De Gennaro ha inoltre pianificato l'esecuzione di nuovi tamponi per tutti i pazienti e gli operatori al fine di individuare eventuali ulteriori casi positivi. Il 22 aprile sono stati ripetuti i tamponi agli ospiti e agli operatori. Gli ospiti risultati positivi sono stati 14. Di conseguenza il dottor Di Gennaro ha disposto una nuova allocazione dei pazienti nelle camere sempre allo scopo di tenere nettamente separati i pazienti positivi da quelli negativi. I pazienti positivi, divenuti ormai molto più numerosi, sono stati allocati tutti al primo piano della struttura e quelli negativi, divenuti una minoranza, al secondo piano. Durante tale trasferimento tutte le stanze sono state preventivamente sanificate con apposite apparecchiature in dotazione all'ASL. Il direttore generale dell'ASL ha ritenuto, vista la situazione, di individuare formalmente per rinforzare ulteriormente le azioni il dottor Ciro De Gennaro come responsabile medico per l'emergenza Covid presso la RSA Villa Mercede con disposizione del 23 aprile. Gli operatori positivi al primo e al secondo tampone sono a tutt'oggi, e sono 7, su un totale di 32.
Al momento i pazienti vengono monitorati dal dottor Di Gennaro e dai medici del suo team, sottoposti a visite mediche, esami ematochimici. Alcuni di loro hanno già terminato la terapia prescritta e sono in isolamento. Alcune ulteriori considerazioni si rendono necessarie per meglio esplicitare le risposte fornite, anche se molto particolari. Bisogna distinguere la condizione di essere solamente positivo al tampone SARS-CoV-2 ed essere sintomatico con infezione respiratoria acuta da Covid-19. Molti pazienti hanno un decorso asintomatico o pauci sintomatico per l'infezione da SARS-CoV-2, tanto da essere tenuti ovunque in Italia in contumacia domiciliare ed assistiti dal medico di medicina generale che, al manifestarsi di sintomatologia ingravescente, decreta il ricovero ospedaliero del paziente. Criterio del tutto analogo è stato utilizzato nel caso di specie, nel quale il domicilio del paziente è stato considerato essere la RSA stessa, come peraltro e nei fatti e come previsto anche dalle citate indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Nella struttura Villa Merceri i pazienti, tutti posti in sicurezza, essendo stati tracciati a seguito percorsi assolutamente separati per le due distinte aree, sono stati assistiti dai sanitari dell'RSA coadiuvati dal team ospedaliero che ha provveduto al rapido trasferimento in ospedale dei quei casi che presentavano complicazioni necessitanti il ricovero. Per quanto riguarda i decessi verificatisi, bisogna ricordare che gli ospiti di Villa Merceri sono soggetti anziani, mediamente ultra ottantenne, affetti da quadri morbosi gravi ed eziologia diversa dal Covid. Alcuni dei decessi sono propri legati a tali quadri morbosi preesistenti ed hanno condotto a morte i pazienti attraverso complicanze che nulla hanno a che vedere con l'infezione contratta, neoplastici in fase terminale, insufficienza cardiaca renale e altre malattie gravi. Nella maggior parte dei casi i pazienti sono deceduti con il Covid e non per il Covid. A mero titolo esemplificativo, la paziente di cui parliamo, non c'è il nome ovviamente, era affetta da neoplasia avanzata con metastasi pluridistrettuali e per le complicanze di tale quadro morbosa è deceduta. Inoltre, deceduta per insufficienza renale un'altra paziente, un'altra affetta da grave urosepsi, un altro di 100 anni a luglio, questo qua, deceduto per insufficienza cardiaca. Questi ultimi due pazienti avevano completato i 14 giorni di sorveglianza in isolamento e non avevano mai manifestato sintomatologia respiratoria acuta e avevano ecografia polmonare negativa per i medesimi. Si era attesa di effettuare i due tamponi previsti per l'attestazione di guarigione da Covid-19, ma purtroppo sono deceduti per le complicanze di cui abbiamo detto. Al contempo sono stati eseguiti test sierologici su tutti gli operatori al fine di consentire uno screening sierologico e in caso di risultato dubbio, sempre in assenza di sintomi, è stata data l'indicazione di esecuzione del tampone naso-faringeo. Io credo che questa così dettagliata relazione vuole indicare che il lavoro che stanno facendo i nostri medici è veramente tale e tanto che loro preferiscono raccontare tutto. La parola al consigliere Borrelli, che ha il diritto di replica. Sì, grazie Presidente. Io sono premesso che ovviamente condivido che i medici, personale sanitario, enormi meriti, a loro va il nostro pieno rispetto e sostegno. Però ovviamente il fatto che ci siano persone anziane ricoverate in una RSA, e anche in casi di persone centenarie, non significa che debbano per forza morire, nel senso che quello che mi ha colpito, che ha colpito molti cittadini e sindaci dell'isola d'Ischia, è stato il fatto che c'è stato un focolaio. Io avevo capito, ma probabilmente avrò capito male io, che in realtà il focolaio non era neanche nato a Ischia direttamente, ma che era arrivato da Pozzuoli, cioè che quella persona era stata ricoverata a Pozzuoli si era infettata e era andata nell'RSA e quindi aveva, diciamo, diffuso il virus. Volevo capire bene come era stato possibile l'episodio di Pozzuoli. Chiederò direttamente alla direzione della ASL. L'ultima cosa, io credo che proprio in prospettiva della possibilità di un ritorno del virus nel periodo autunnale e facendo tesoro di quella che è stata l'esperienza positiva e negativa nella nostra regione e in tutte le altre regioni, dobbiamo stare particolarmente attenti a quello che è successo in alcuni ospedali, al nord vabbè non ne parliamo proprio, però
che in alcuni casi, paradossalmente, gli ospedali, i pronto soccorso e l'RSA sono stati i diffusori del virus, invece dei luoghi dove questo virus veniva tamponato. Allora, rispetto a queste cose, l'unica soluzione, ovviamente si era trovata con i centri Covid, ma è ragionare ancora adesso in una prospettiva del, come dire, divisioni dei percorsi e soprattutto della massima attenzione quando arriva un paziente anche con vaghe possibilità che possa avere il coronavirus. In ogni caso ringrazio l'assessore e l'ASL per avermi dato la risposta. Grazie.